17 alla stazione Cipro di Roma, alla fermata della metro A dei Musei Vaticani. E questo è il degrado in cui versa la zona che tra qualche giorno sarà attraversata da milioni di pellegrini a Roma per il Giubileo. Senza tetto accampate agli angoli della metro, vestiti sporchi e stracci per terra, bottiglie rotte, rifiuti ed erbacce dappertutto. Un paio di scarpe appoggiate a un muretto fanno intendere che Cipro è diventato ormai uno dei punti di ritrovo di senza tetto e clochard. Nulla a che vedere con l'immagine che Roma dovrebbe dare ai pellegrini in tutto il mondo che tra quasi 10 giorni affolleranno questa piazza di collegamento diretto con i Musei Vaticani. A fare da cornice a tutto questo, le decine di graffiti sui muri della stazione. Bancarelle di borse e scarpe costeggiano tutto il perimetro della fermata. L'area non è per niente sicura, ci racconta una ragazza che vive nella zona. Ogni giorno scendo a Cipro e spesso incontro gruppi di ubraconi e tossici che fanno battute e disturbano la gente che esce dalla metropolitana. Due militari dell'esercito sono di guardia all'ingresso della fermata, senza forse immaginare lo stato di degrado in cui versa il piazzale centrale proprio alle loro spalle. Un altro triste capitolo di degrado a Roma, a 10 giorni dall'inizio del Giubileo.